In diretta dal circuito del Paul Ricard in Francia, ma in scena il primo round della pre-season, valida per la stagione agonistica 2021-2022. Amici di Formula Italian Team, come di consueto, un caloroso saluto da parte di Raffaele Lelli per voi, Rossi, insieme a me qui in cabina di commento, subito per produrre materiale da usare nelle show del prossimo Blu-ray, visto che già stanno succedendo cose, sono successe cose con i microfoni spenti, il buon Andrea Lunghegnani in arte di Erlonga. Buonasera a tutti! Ovviamente nulla si muove se non sotto gli occhi vigili della direzione di gara, questa sera rappresentata da Andrea Badolato. Ciao Andre. Ciao, ciao ragazzi, cercherò di non muovermi nemmeno in partenza. Vabbè, sì, purtroppo sono successe delle cose, Andre, non è così tanto spettatore. Alcuni ci hanno sperato, vedendo Fit Andre in classifica. Abbiamo un po' di ritardo perché ci sono state un po' di cose che sono successe. Molto bene, si inizia a fare sul serio poco meno di 9 minuti al termine di questa prima sessione di qualifiche, che sa tanto già di quel che sarà nel corso della stagione, poiché è la pre-season, per carità, però ci si gioca già per tanti l'accesso ai vari campionati, per alcuni è anche un battesimo un po' di fuoco. Andiamo a dare un attimo la lista dei piloti che partecipano al gruppo C, ovviamente a distanza di gara 50%, e quindi concorreranno per l'assegnazione di un posto, di un sedile in Sport o Prime League. Troviamo Advan Seppola, Alex Pilotino, Doctor Who, F, Ferra, Il Tia Prinz, Matti Puzzo, Naspaz, Perracchiare, Quonnos, River Marathon, Samu 016 VIP, Shumi Legend, Stem Tals e Tukumik. Segnalo che è la settima pre-season della loro carriera virtuale per Alex Pilotino e Naspaz, quindi bello questo traguardo. Accanto a loro si segnala invece che è l'esordio, insomma, la prima pre-season per Shumi Legend, che ha ben figurato in realtà nelle social race corse quest'estate. Samu 16 VIP, Quonnos che correva nella Formula Open del 2018, poi per un impiccio o per un altro, per dei ritardi nelle fasi di iscrizione, non è mai riuscito a partecipare ai campionati. Presenza, prima presenza anche per Perracchiale, Matti Puzzo, 1998. Sì, perfetto. Andiamo un attimino con la grafica, perdonatemi, però faccio sia commento che regia, quindi vi stavo aggiornando con la grafica per quanto riguarda la migliore prestazione fatta registrare fino a questo momento da Il Tia Prinz in 1.28.505, molto vicino Tals, Stem altrettanto, Tukumik è ancora lì, insomma sono tutti su un 28 bene nel momento i piloti che hanno girato, e questi piloti Tals, Tia, Tukumik non me ne vogliono, però loro, insomma, vedendo come hanno chiuso la passata stagione, iniziano a giocarsi qualcosa di veramente importante quest'anno. Sarà un lunghissimo campionato. Ale! E partiamo con la prima gufata. Forza, signori, clippate che siamo su Twitch. Tanto si è migliorato. Prima Taz, il 28.284. Fa ancora meglio Shumi Legend, il 28.205. Sta arrivando il Tia Prinz. Andiamo a dare uno sguardo ai suoi parziali. Intanto salutiamo tutta la chat, anche i ragazzi che hanno messo dei follow. Luca Dream, non eravamo ancora online, quindi grazie per il follow. Tutta quanta la chat, buonasera a tutti quanti. Arriva sul traguardo il Tia Prinz, sta tutto sulla sinistra per andare a chiudere in 1.28.384. Si migliora, ma resta in terza posizione. Tutti comunque abbastanza vicini. L'unico Advan Seppola per il momento, che tra l'altro ha fatto registrare la propria migliore prestazione con il gomma media. Doc, il tuo Ale, sì. A cos'altro aggiungiamo a questo Ale? Com'è questa pre-season? No, 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 io me ne lavo le mani, cioè per queste cose ci sei già tu, poi è un disastro. Dicevamo prima, vogliamo fare un reminder, ricordatevi di seguire il sito perché non si sa quando, ma arriverà il DVD di fine anno, infatti prima il buon Rappa diceva... Ah, è vero, perché sennò il signor Luconi si offende. Il Blu-ray della nuova stagione, dell'ultima stagione passata, quindi poi ne montiamo troppi di Fit Light and Hate Show, vabbè, quello che è. Francesco Pina dalla chat appoggia sul tavolo. Long campione Sport League, lo appoggia sul tavolo così sereno. Buonasera. Così, va bene. Però dice anche che c'è un compleanno in ballo oggi, quindi facciamo gli auguri al buon Luca Flaminio. Al grande Luca Flaminio. Eh sì, sì, tanti auguri. Sono 57 per Flaminio, quindi portati da Dio, direi. Intanto Francesco Pinna scrive long campione Sport sì. League. L'aveva detto prima. L'aveva detto prima il buon Raffa. Bravo, sono i miei seguaci, ecco, quindi. Il tuo unico. No, cioè, ci sarebbe anche NC, però vabbè.
però ritrovando un velo di serietà, insomma, iniziamo la pre-season che sì, non sappiamo nemmeno bene il calendario, con i circuiti che dovranno essere aggiunti. Probabilmente oggi è uscita la 1.09, dalla 1.10 dovrebbe, almeno si vocifera, dovrebbe esserci qualcosa di più sostanzioso. Che ne pensi, Andre Doc o Andre anche avvocato, è indifferente chi dei due preferisce, del fatto che si inizia su un gioco che quasi sicuramente evolverà anche a livello di fisica, poiché anche diversi piloti di sport hanno fatto presente qualche lamentela, ecco, sotto questo punto di vista, quindi potrebbe evolversi anche a livello di fisica della guida, magari cambiare totalmente come accadde a metà stagione del 2016, con il gioco che di colpo divenne decisamente complicato per alcuni. Vada avvocato, vada prima lei. No, vai tranquillo, tu sei più esperto di me, vai tranquillo. No, vai, adesso non esageriamo. Vabbè, comunque, per rispondere, sennò si inizia a battibeccare. Speriamo di no, che non cambi. Cioè, perché, allora, va bene, non è un gioco che è nato bene, questo qui, e poi se vogliamo metterci tutte le scusanti per la Codemaster, c'è stata la pandemia, situazioni molto difficili in cui, comunque, anche se è un lavoro, diciamo, che si fa dietro a un monitor, comunque... questa pandemia anche a livello psicologico ha creato... È un po' inevitabile, secondo me, questo discorso. Cioè, esatto. Purtroppo... Cioè, ha rubato sicuramente un po' di sessioni, magari, di brainstorming all'interno di Codemaster tra gli sviluppatori. E poi speriamo che non cambi, perché a un certo punto poi comunque tutti, almeno tutti i piloti, riusciranno a trovare un po' la quadra, perché dopo un po' che ci giochi, poi come noi che ci alleniamo quasi ogni settimana per riuscire a fare questi campionati, arrivi a trovarci una quadra. Se a metà stagione ti cambia di colpo tutto, credo sia veramente un qualcosa di spiacevole, ecco. Sì, rimescola le carte in tavola, però non sarebbe, tra virgolette, corretto, ecco. Poi ovviamente non c'è solo Fit che gioca su Formula 1 2021, però non lo so. Io spero che non cambi, ecco. No, io non credo che ci saranno grandi in realtà cambiamenti, a parte, vabbè, quegli inserimenti, circuiti, dal punto di vista della fisica non credo in stravolgimenti. Poi rispetto a qualche anno fa, comunque ora il gioco è più, cioè ci sono cose un po' più realistiche ora. Già nel 2016 comunque già è abbastanza, diciamo, strutturato, ma mi ricordo negli anni ancora precedenti, le prime edizioni del gioco, che davvero usciva una patch, una macchina praticamente diventava un'altra, veramente un'altra cosa. Ora non siamo più a quel livello. Ed invece i campionati non si sono mai non sono mai iniziati, i campionati Fit, in particolar modo la Master League, visto che ci ho accompagnato dal 2010-2011, e non sono mai iniziati se non in Australia. Quest'anno probabilmente si partirà con il Bahrain. Si partirà dall'Australia, questo è sicuro. Beh, quello sì, è sicuro, però si potrebbe partire da una pista che è già un banco di prova decisamente più veritiero del semicittadino in Australia. Posso permettermi una cosa? Prego. Però una piccola strigliata d'orecchio a Codemaster. Io non chiedo Imola o qualcosa in tempo, anche perché capisco che c'è da fare un lavoro dietro per fare le cose un po' a modino. Però cambiare curva 10 in Spagna io non credo sia così difficile, ecco, una curva contro un tracciato praticamente nuovo. Cambiatela, per cortesia, vi prego, almeno quello dateci un contentino, ecco, cioè. Beh, quello si può vedere l'aveva rinominata il buon Chris Master, la variante del Conad, ecco. Comunque, per il discorso dell'Australia, a molti piloti, secondo me, la sensazione è che il fatto che non si parta comunque all'Australia, non ci sia, non è una notizia cattiva, perché comunque un circuito abbastanza fastidioso, non so se è il termine giusto, e come prima tappa alcune volte in realtà è indicativa, ma fino a un certo punto, sicuramente nella realtà, ma anche nel virtuale, tutto il mondo.
Tanto è esposta la bandiera a scacchi, quindi stanno arrivando gli ultimi tempi. Restiamo magari con Shumi 91 Legend, poi ci sposteremo eventualmente su Sdem. È esposta la bandiera a scacchi, quindi la prende per il momento Tokumi, che è in settima posizione. Alex Pilotino 12esimo, Ferra 16esimo, non ha fatto registrare nessun tempo. E partirà dietro un grandissimo Adrian Badolato. Questo è assolutamente da segnalare, nonostante si sia ritirato. Shumi 91 Legend sta per arrivare, eh già, per la verità, nel T3. Sta per transitare sotto la bandiera a scacchi anche il Tia Prince. Poi dovremmo avere Tals con la splendida Alpin. Vediamo cosa combina. Tia Prince, pole position momentanea in 1.28.155. Arriva Tals all'ultima curva, giro annullato. Almeno dalla mappetta ci viene segnalato il rosso. Allora spostiamoci su Shumi Legend. Vediamo se Tals è 1.28.284. No, infatti non migliora, prende bandiera. Shumi Legend resta secondo per pochissimo, per 36 millesimi dalla pole position del Tia Prince. Sdem sta arrivando anche lui, ma anche per lui giro annullato. Vedo del verde inglese si è migliorato. Quonnos in quinta posizione, no, un Alfa Romeo, pardon. Allora F, sì, F ora è la prima variante. Sta arrivando River Marathon, undicesimo, e poi credo Quonnos, sì, sotto la bandiera scacchi arriva in questo momento il pilota dell'Alfa Tauri. Ma resta in quinta posizione, buona comunque per gli esordienti. Insomma, questo secondo posto per Shumi 91 Legend, quinto posto per Quonnos, sesto anche per Racchiale, non male. È un po' a difficoltà Matti Puzzo dodicesimo. Gli altri ragazzi, insomma, Alex Pilotino, Naspaz, li conosciamo da tanto, e River Marathon, insomma, da quando si è giocato quella prima nel 2018, sono arrivati su F1 2019, pardon, sono arrivate delle stagioni complicate per lui. Vedremo se questa magari eventualmente sarà un po' la stagione del riscatto. L'anno scorso il sport è stato decisamente complicato. Pole position quindi questa prima gara di pre-season sul circuito del Paul Ricard in Francia per il Tia Prince 97, prima fila insieme alla Shumi 91 Legend, seconda fila con Sdem e Tals, terza fila per Quonnos e per Racchiali, quarta per Tugumi in Advance Apple, quinta per Dr. Wu ed F. Tra l'altro segnaliamo che Advance Apple ed F partiranno con la gomma media all'interno della top 10. Sesta fila per River Marathon e Matti Puzzo, settima fila per Alex Pilotino e Naspaz, ottava ed ultima fila per Ferro 87. Fitandre lascerà sfilare il gruppo e poi si andrà a ritirare. Tra l'altro, ecco, segnaliamo che la safety car è disattivata perché siamo in pre-season, l'importante è vedere il passo, gli eventuali duelli, quindi non c'è bisogno di una safety car, si va a considerare poco. Ecco, complimenti per la vittoria eventualmente a Caio, però conterà poco, ecco, bisognerà vedere il passo, la costanza, la pulizia di guida, eccetera eccetera. Quindi rimescolare le carte con una safety car, far saltare qualche nervo, riavvicinare i piloti, cercare un sorpasso dell'ultimo giro un po' esagerato, insomma, scuotere un po' i nervi ci è sembrato inutile. Quindi la direzione di gara ha deciso Perdonatemi, sì, perdonatemi, mi distraete dal coordinamento. No, perdonate, ma dal coordinamento dicono che sentono Fitandre basso. Sì, non so se ora magari è meglio. Ma attendiamo un pochettino, sì, di feedback anche dalla chat. Poi magari sono problemi di una sola persona. Comunque, se posso esprimermi sulla classifica, si vede già un taglio nettissimo. Ora ovviamente siamo alla prima gara, si è passati da un primo 28 e un decimo, se non mi sbaglio, del Tia Prince a 1.28.8, e poi c'è il buon, vabbè, Advance Apple che è su gomma media, ma poi anche Dr. Wu è già sul 29.8, quindi c'è già un secondino. Fly 94 Wu, come posso partecipare? È il momento di spammare il buon sito del forum www.formulaitalianteam.com per trovare tutte le chicche, soprattutto statistica, ma anche per sapere come partecipare ai nostri campionati. Flaminio, la serata del suo compleanno rinnova e ci dà questa sottoscrizione per 4 mesi, quindi grazie al buon Fleming. Ma noi vogliamo di più dei 4 mesi, quindi già lo invitiamo qui. è partito il contabile che c'ha nel buon avvocato Badolato. Esatto, sono un po' in realtà in arretrato, però io
dovrò fare le come il vecchio, com'era il cartone, quel cartone animato del Buon Natale dove c'era quello che contava i soldi, non mi ricordo. Il Grinch? No, Christmas no. Story, Scratch, tipo Scrooge, come si chiama? Scrooge? Strax. No, madonna. Cosa succede? Cosa Stitch. Succede? Stiamo degenerando, andiamo avanti. Vetture sul rettifilo del Mistral, praticamente alla fine, insomma, i venti nordici che soffiano, soprattutto nei periodi invernali, a denominare questo rettifilo. Slam in terza posizione, da poco inquadrato, Shumi Legend in seconda e il Tia Prince in prima posizione. Come detto, all'interno della top 10 tutti con gomma soft utilizzata in qualifica, fatta per eccezione per Advanced Apple ed F, che è la gomma media con la quale si sono qualificati. Fuori alla top 10, gomma media nuova per tutti quanti: River Marathon, Matti Puzzo, Alex Pilotino, Naspaz e Ferra 87. Quanto distraggo il Fit Hunter, quanto mi piacerebbe però poterlo dire, perché significherebbe rivederlo di nuovo in corsa. Vedo tanto uno scambio di opinioni. Sto dalla chat, le curve. dai, sono momenti emozionanti. Ci regali qualche movimento incredibile, dottor Badolato, perché è inquadrato dalla live. Abbiamo vadi spinni Badolato, spinni, vadi. Guarda come presta Ferra, io. La cosa complicata è che nel 2016 nel 2016 dovevamo farlo con i direttori di gara, che dovevano fare il giro di formazione insieme ai piloti per poi schiantarsi, quindi spesso vedevamo degli incidenti tra direttori di gara decisamente coloriti, fortunatamente non provocavano nulla. Mi ricordo negli anni in cui c'era il problema della safety car, quando sì. Decisamente apocalittiche. Molto bene, ci siamo, tra pochissimo il via di questa 50%, 27 giri, prima gara di pre-season, stagione agonistica 2021-2022 sul circuito del Paul Ricard, 15 curve e quasi 6 km di pista. I semafori si stanno accendendo per dare il via quindi a questa ennesima stagione, la dodicesima per Formula Italian Team e pre-season, ma già si inizia a fare sul serio con il Tia Prince e Shumi Legend dalla prima fila. I due corrono fianco a fianco verso la prima curva, attenzione anche alle lotte, il ritiro ovviamente per Fit Hunter, che non dovrebbe creare nessun problema, decisamente compatto il gruppo, ovviamente come di consueto al centro, addirittura quasi vanno in tre, Tals, Quandos e Tukumic vicini al contatto, Quandos e Tukumic sprofonda nel gruppo, Advance Apple non è rimasto lì, ottimistico questo lancio di Quandos. In curva 7 è arrivata una ruotata con Tals, continuano a baciarsi le due vetture, attenzione con l'implemento dei danni, quest'anno ci sono i danni alla posteriore, alle pance laterali, insomma possono arrivare diversi problemi a lanciarsi in questo modo così ottimistico, anche per il pilota che subisce questa manovra, quando se comunque fa le spalle larghe nei confronti di un Tukumic che ci aveva provato. Poi nella staccata della Shikando Nord sprofonda nel gruppo Doctor Who, no, ha perso due posizioni invece, quindi non sprofonda, però ne parte due in favore di Advanced Apple. Un Matti Puzzo si è girato? F, quindicesimo, andiamo ad aiutarci con la grafica, si è perso 5 posizioni rispetto al via. E allora, se una delle Alfa Romeo è difficoltà... scusatemi, Naspaz è stato il mio compagno per 2 anni, vi ho visto che ha recuperato 2 posizioni in partenza, grandissimo Paolo, dammi forza. Oh, si è girato anche... River Marathon. È così dall'alto, questo verde inglese non sembrava così verde, quindi sembrava un'altra vettura. Quindi testa coda anche per River Marathon, che scivola in 14ª posizione. Primo giro in conclusione quindi per il Tia Prince, inseguito da Shumi Legend. Quando si continua a farsi vedere decisamente aggressivo, arrembante nei confronti di Talza e gli specchietti, è un po' largo qui a curva 2, speriamo, sembra soprattutto che non hanno riportato dei danni quando si è Talza, nonostante quel contatto che è avvenuto nel corso del primo giro. Soffre un po' per la verità adesso che si arriva nel guidato Kondos, si fa sotto Tukumic, Ferra al sorpasso di Naspaz, ha chiuso la manovra credo senza troppe difficoltà nei confronti di Paolo Nasonte, scivola in 12ª posizione ma resta lì, importante far passo. Ma sono l'unico a essere molto curioso di vedere cosa farà Daniele Player e raffrontarlo con questi piloti qui. Dopo averlo visto nelle social race, io l'avrei visto bene in questa lobby qui, perché ci avrebbe dato veramente degli spunti molto interessanti per capire quanto sia maturato. Vabbè, l'abbiamo visto in Premier League, ma quest'anno credo che sia tanto di Alex Pilotini. Ah, mannaggia. No.
ritirato dopo la segna, prima di Musso, decisamente forte, 16, oltre 300, credo l'abbia persa con lo spostamento dei pesi, sì. Intanto un lancio ottimistico nei confronti di River Marathon per la 13esima e 14esima posizione. Saranno posizioni importanti anche nei campionati queste. Spoiler, basta, non dico più nulla, però saranno posizioni importanti, sarà importante arrivare, fidatevi. Scusami, c'è una lotta tra Matipuzzo e Advanced. Si gira Doctor Who. Doctor Who. Era davanti sia a Matipuzzo e sembra in pista, ma non è in pista perché le oltre 100 configurazioni di questo tracciato richiedono famose strisce per aumentare l'aderenza che sostituiranno la ghiaia, tutte queste richiedono robe, quindi delle vie di fuga in asfalto, e quindi sembrava in pista ma non lo era. Intanto Sam si fa vedere nei confronti di Shumi, Tugumi che va al sorpasso di Kwonos, piloti che stanno trovando il proprio ritmo, la propria identità in questi primi giri. Terzo giro di 27 in corso con il Tia che sembra per il momento guidare con difficoltà, perché ovviamente sembra lì negli specchietti. Tanto scambio di posizioni anche tra River ed FF, che dall'esterno circundaviga praticamente il maratoneta. River Marathon 42, il buon vecchio River Tsunami, che ha cambiato nickname, ha deciso di esprimere insomma la sua passione per le maratone anche nel proprio nickname, che addirittura prova dall'esterno della segna a risopravanzare F22, che però sembra aver chiuso la manovra. Dall'esterno si lancia Doctor Who, questa potrebbe già essere una lotta interessante a tre, visto che piloti, questi tre piloti hanno più volte corso Gran Premio all'interno della Premier League. Già i box per Racchiale dopo tre giri, non so se c'è stato un danno. Tanto F va anche subito all'attacco di Naspaz dall'esterno, sembra quasi andare ai box, approfitta della corsia, l'ultima l'ho curva, l'ho già vista si sta lancia scena, vicinissimi due quasi al contatto, forse si sono anche accompagnati un po', c'è stato un bacino nella posteriore destra di Naspaz con l'anteriore sinistra di F. Andiamo ad approfittare anche un attimo della grafica per capire che gomma è andata a montare per Racchiale. Gomma media, non vorrei che vada verso una strategia a due soste molto aggressiva, però il fatto che non c'è la safety car che si può girare sereni, fare il proprio ritmo, potrebbe essere una scelta questa da parte di per Racchiale, mentre che F ritaglia uno spazietto approfittando anche dei limiti della pista, che per questa sera, ecco, i giri richiesti non saranno richiesti per la mia ripetizione. Sgondola Naspaz appena davanti a River, che cerca un varco insieme anche a Doctor Who. Sembra una lotta per la prima posizione. La grave in questo momento è troppo grande. Alla fine ce la fa Doctor Who a sopravanzare sia River Marathon che Naspaz. Attenzione alla staccata. Oh, dall'esterno Naspaz va a chiudere la porta senza fare troppi complimenti. Era stato bravo River ad alzare il piede, perché di solito quello che sta in mezzo ci rimette. Ci ha rimesso Doctor Who, che è andato interno. Forse doveva cercare di più il cordolo interno, e forse Naspaz poteva permettersi un qualche metro in più sulla destra. Testa coda anche per Naspaz, proprio no, alla sigla. Però ha fatto un 360 e è ripartito, perfetto, sì, bravissimo. È spettacolare, grande Paolo. Comunque la Signe quest'anno è abbastanza maledetta, perché l'anno scorso, bene o male, anche se la prendevi in pieno, riuscivi a tenerla la macchina. Quest'anno devi stare attento anche all'angolazione dello sterzo, perché è semplice che ti si giri a full throttle, come si dice. Comunque sono un po' di lotta anche per le due Ferrari. Sì, infatti volevo, ok, vediamo intanto la battaglia tra Paolo Naspaz e Doctor Who. Doctor Who che passa all'esterno. Oh, c'era una, è uscita un'Alfa Tauri, quella di Kwonos, sì, là davanti. Bruttissima l'uscita box di questo circuito. Perdonami Raffa, ma c'è una domanda dal buon NCVR46 che è arrivato anche lui, e ci dice se l'usura gomme la troviamo diversa dall'anno scorso. Tanto perdonatemi, scambio di posizione tra F e Ferra. Faccio un attimo un recap. Con Kwonos che si è fermato. Tanto anche Sdem e Talz, c'è tanta lotta, però vi sono molto vicini, con quasi due compagni della scorsa stagione a spingersi. Probabilmente Talz era nell'estrattore. Intanto credo un errore per Matipuzzo, perché sposta la bandiera a scacchi e riparte lento dalla chicane du Nord. Forse un errore in trazione, un semitesta quota, era andato verso le barriere di destra, quindi perde due posizioni Matipuzzo. Poi 5 secondi per la metà per il Tia Prince e Shumi 91 Legend, che torna in box. Credo che la risposta per NCVR46 siano le soste che stiamo vedendo, perché tanti piloti che vanno già in box
non ho fatto caso alle gomme che dopo domani dovrei correre, eppure non ho fatto caso alle gomme che hanno mescola che ha portato Pirelli per questo tracciato, se è mediano o più morbida. Però dopo 5 giri già andare in box, ok la qualifica, magari qualche pilota ha fatto anche 2 giri, non vorrei che l'usura sia decisamente più elevata rispetto al passato su questo tracciato, poiché abbiamo sempre visto una sosta al 50% in questa pista, non ha mai creato troppi problemi. Tia Prince intanto che esce appena davanti a Ferra e quindi riesce a mettere questi due piloti tra sé e Show Me Legend, che è stato tutto il primo stint di gara. No, Tia la girata, no, è con gomma fredda, gomma hard tra l'altro, mentre Show Me Legend anche lui è andato sull'hard. Quindi presumo che Show Me Legend e il Tia Prince, insomma, chi si fermerà adesso e andrà sull'hard potrà andare fino in fondo, chi invece si è fermato e è andato sulla media punta a una strategia a due soste. Ho detto non è male come scelta, vista il fatto che la safety car è disattivata, quindi per la pre-season ci può stare, insomma, mostri il passo e mostri anche un passo molto aggressivo. E per la scelta invece del Tia e di Show Me è più una scelta in ottica anche di quello che potremmo vedere in campionato, perché attenzione, tanto lotta tra quando se Mattipuzzo o quando se riesce a chiudere la manovra, con un'eventuale scelta di andare più calmi, più parsimoniosi, magari tirarsi, stare in gruppo, non esagerare anche con l'usura della gomma. Credo che almeno in questa pista, dato alla segna vicinissimi, Mattipuzzo e Perracchiale, due sortieti che hanno già fatto una bellissima mossa. Perracchiale dall'interno alla Wusso approfitta anche del fatto che Mattipuzzo è andato troppo largo, ha preso anche 3 secondi di penalità. Bella lotta tra questi due sordienti, lotta tra l'altro tutta motorizzata a Ferrari, tra la Haas e proprio la Ferrari. Tanto non è box anche Tals, Stem e Tukumic, anche loro tre vanno sull'arte, quindi credo ci può stare come scelta di fare 6-7 giri con la gomma soft. Errore di Mattipuzzo. No, mannaggia, niente. Iniziamo di già a fare complimenti ai ragazzi. E poi succedono cose, anche in uscita dalla pit lane sono successe cose, con Tals che è uscito davanti a F, ma Ferra si è infilato appena davanti a Stem. No, pardon, Stem è rientrato appena dietro a Ferra. E Shumi, no, tu non leggi che quindi ha perso due posizioni, perché era davanti sia Stem che Tals. Eppure Shumi non... sì, era entrato nel traffico con Ferro ed un altro pilota mentre il Tia si era girato una volta uscito dalla pitrena, ma non ho fatto caso dove ha perso tutto questo tempo Shumi. Mannaggia, ritiro per Perracchiale, anche per lui in trazione poco prima del Mistral. Ovvero un peccato, perché avevo fatto da poco i complimenti a Perra e Mattipuzzo, sono arrivati due testa coda, che uno è stato chi, fatale. A Perra è bellissimo. Perracchiale. Ah, pensavo che avessi sbagliato con Ferra. Lasciamo stare. No, volevo dire Mauro Gold e Z Pro Mauro. O Marco Gano. No, Z Pro Mauro non l'ho mai sbagliato con Mauro Gold, ma era Marco Gano. Quasi. Lotta ancora tra Stem e Ferra. Ferra che sta creando un po' di panico in questo gruppo di piloti che si sono fermati lì davanti. Advance Apple non si è ancora fermato. Fa lo stesso F, Ferra, quindi manca anche lui ai box insieme a River Marathon, no, che invece ha 6 giri su questa gomma media, quindi River, Mattipuzzo e Naspaz dovrebbero già essersi fermati. C'è la grafica, approfittiamone, anche se occupa un sacco, eccolo qui. Non si sono fermati Naspaz, River, Ferra, F ed Advance Apple. Ma non si può rimpicciolire? Purtroppo no, cioè puoi far scomparire le gomme, i distacchi eccetera, ma la personalizzazione dell'HOD è solo nell'online. Nel tuo onboard, sì. Purtroppo questa è la cosa essenziale per qualsiasi, insomma, esports, chiunque che fa streaming ti pare, gli fa comodo a tutti, no, questa non la mettono. Ma lo hanno fatto per invogliare il buon Lorenzo Tamorri a fare un capolavoro quest'anno con le sue telemetrie, diciamocelo. Dal 2017 hanno distrutto tutto da quando hanno messo questa grafica in sovrimpressione, perché avevamo benissimo la nostra grafica, stavamo benissimo con quella, tralasciando l'appiattimento dei vari campionati a livello grafico, perché insomma c'è questa, ti tocca quella, non è che puoi farla scoprire, perché per alcune cose è anche utile, però un minimo di personalizzazione potrebbero concederla. Intanto lotta ancora tra F e Shumi Legend, con F che prova a resistere, a rilanciare, no, pardon, tra F e Stem. Era Shumi Legend che andava all'attacco invece di Ferra, e quindi è riuscito a sopravanzare la Red Bull, primo dei piloti, che uno di questi due piloti che non si è ancora fermato. Adesso manca F
davanti a Shumi Legend, lì davanti a Van Zeppel è decisamente lontano e continua a fare ritmo con questa gomma media con la quale è partito, un ritmo decisamente più brillante rispetto ad FFR, anche perché non si è trovato nel traffico. Intanto Kuonos stava cercando un varco decisamente ottimistico nei confronti di Ferra, un Kuonos che tra i piloti novizi è sembrato quello più aggressivo, quello più garibaldino, che però come scelta per il momento sta pagando, soprattutto in alcuni movimenti l'ho visto decisamente ottimista, ma la velocità c'è, anche la polizia è riuscito a capire quando dover lasciar perdere, ecco, anche un attacco tra virgolette scellerato. River Marathon intanto va al sorpasso di Matti Puzzo, ma Matti Puzzo sembra volere in realtà esce più forte, va anche a tamponare River Marathon. Tanto Matti Puzzo passa, passa Kuonos, tanta azione in pista, 3 secondi di penalità sono arrivati per Kuonos, Ferra, 5 per il Tia Prince presi ai box, 6 per Matti Puzzo, 3 per Dr. Wu, 8 per Tugumic, probabilmente 5 all'ingresso della pit lane, e poi 3 per limiti della pista. Ripassa Ferra nei confronti di Kuonos, è un battesimo decisamente complicato per il pilota dell'Alfa Tauri, perché il ritmo c'era lì per stare nella top 5, adesso ma sta perdendo tempo. Kuonos è rientrato con, e quindi a gomma media nuova, giusto? Sì, solo che lui non è riuscito a smarcarsi dal gruppo, ecco. Ah, no, ma la mia domanda era un'altra. È ovvio che comunque... Oh, alla busso! Dicevo, la mia domanda è che all'esterno... Questo è un gran sorpasso. Mm. Questo è un gran sorpasso, è stato bravissimo Kuonos. Però così, così facendo stanno perdendo troppo tempo. Vediamo che prima della sosta, per cercare di ritrovare un po' di ordine, intanto che Shumi Legend va a sverniciare l'Alfa Romeo di F22 sul rettifilo principale. Prima della sosta abbiamo al primo posto a comandare le danze il Tia Prince, però andato ai box, messo con Mart, andato in testa coda e quindi ha ceduto la prima posizione. Intanto immagino un testa coda per Naspaz all'assegno, vista la posizione della sua vettura e la bandiera gialla esposta proprio in quel tratto. E abbiamo quindi Tia Prince al comando, testa coda come detto a gomma fredda. Shumi 91 Legend era secondo dietro di lui, è passato alla gomma hard, ma si è ritrovato nel gruppo. Hanno allungato di un giro sia Talza che Stem, in questo modo sono riusciti a, soprattutto Talza, a stare davanti al gruppo di FFR. Stem ha dovuto smarcare questi due piloti per poi andare alla caccia del suo ex compagno di scuderia proprio l'anno scorso in Sport League. Prosegue in prima posizione ad Van Zeppel con 9 giri di gomma media per il momento. Credo vada su 13 giri di gomma media e 14 gomma hard. Questi sono i miei pochi allenamenti. Almeno questo l'avevo capito. Proviamo magari Andre se può, oppure anche io con i dati di giro, a fare una comparazione con i tempi, perché fare 13 giri di gomma media e 14 con la hard mi sembra uno spreco incredibile rispetto a Tals, che invece ne ha fatti 6 con la soft e poi è andato a mettere la gomma. Ma la gomma soft non riesce a durare, e neanche la gomma media. Sì, arriva, sì, ovviamente su 15-16 giri inizia ad avere un crollo totale, e quindi non avrebbe senso andare poi a cercare di fare media soft. L'ultimo giro di Talz 32.4, quello di Advance Apple 33.4, quindi un secondo al giro più forte sta andando Talz rispetto ad Advance. E certo, Advance è partito nel traffico, quindi magari partendo paralleli, andando senza disturbi, sarebbe interessante capire se tirare di più con la gomma media e poi passare anche lui alla hard potrebbe portare un vantaggio, ma in questo momento ne dubito, perché 12 secondi, almeno altri 3-4 giri li farà. Una volta uscito dai box si ritroverà ad una decina di secondi dal gruppo di testa nel gruppo, e dovrà poi smarcare tutti questi piloti e recuperare con una gomma hard che non cede, quindi non penso che Talz e Stem avranno un crollo dello pneumatico, quindi è particolare come scelta questa di Advance. Ma credo che l'abbia fatto perché la gomma soft è indecifrabile, cioè nel senso, su alcuni piloti dura anche 7-8 giri, e invece abbiamo visto addirittura, se non mi sbaglio era per Racchiale, che probabilmente era su una strategia due soste, e andare dopo 3 giri e mettere la gomma media, e invece il Tia Prince dopo 6 giri è andato ai box, e quindi cioè, è un po' indecifrabile come gomma quest'anno la soft. Invece gomma media e gomma hard bene o male sono, come si dice, vai sul sicuro, no? Quindi vedremo.
cioè, secondo me quest'anno la cosa più difficile sarà stare attenti col sottosterzo, e per migliorare il sottosterzo usuri tantissimo le gomme davanti. Due dei piloti che sono partiti con la gomma media tornano ai box, F e Ferra. Anche Matti Puzzo torna ai box con la AS. Poco meno una sessantina sono, intanto per rispondere dalla chat che ci domandavano gli iscritti alla pre-season, mi sembrava di aver letto una sessantina. Si partirà, sì, molto probabilmente con dei numeri magari un po' ridotti, anche per, diciamo, non mettere troppa pressione ai novizi. Insomma, ok, un pilota nuovo, rapidissimo, però farlo esordire magari in una categoria di punta potrebbe essere poco proficuo, ecco, per il futuro dei campionati. Sondaggione che potremmo fare anche sui social, vediamo se i nostri telespettatori ci prendono, e quelli che, diciamo, ci seguono da tanto ormai conosce l'ambiente fit. Quale sarà la categoria che avrà più iscritti? La 100 o la 50? Ditecelo voi qua su dove volete. Più iscritti, più partecipanti, la stessa cosa. Andiamo a cavillare sui sinonimi, no, avvocato. Gli iscritti magari c'è più gente che al 100, poi però in realtà si dividono diversamente, quindi che ne so. Facciamo così. Chi al via di Bahrain, quale categoria al via di Bahrain sarà con più partecipanti? Boom, e siamo a posto. Intanto salutiamo il buon Michele Scolaro, insomma, l'anno scorso ha davvero ben figurato in Master League, che ci dice che Advance potrebbe fare addirittura Mediasoft. Io non la rischierei. Non so come, però, ma essendo pre-season quasi quasi, perché non rischiarla? Il discorso interessante magari è il carico di carburante, perché quest'anno mappatura standard per tutti quanti, non c'è più la grassa, la magra che puoi utilizzare in gara, soltanto standard. Magari provare ad imbarcare meno carburante, fare un po' di lift and coast, cercare di non stressare troppo la gomma, magari in questo modo ci arrivi, perché è la vettura fin dal via più leggera, vai tu fin da subito in gestione, forse è fattibile come scelta. Attenzione, allora, intanto sono arrivate le prime risposte. Francesco Pinna e Dario Scarpato, che è il fratello di F, quindi lo salutiamo, dicono 50. Poi ovviamente Paolo 25-53, che dovrebbe essere bannato, e NCVR46 dice 28 piloti nella 100 e 32 nella 50, 20 in sport, 12 in prime, 15 in master e 13 in pro. Addirittura è arrivato a questo quadretto il buon NCVR46. Escludere categoria 22. Sì, anche perché ok, anche perché i limiti della pista in alcune piste sono fatti bene, però almeno un commentatore, un regista, poi non c'è più spazio, quindi non penso, no, vedremo basta, mai solo uno streamer uno streamer che fa da telecronista, streamer e pure direttore di gara. No, non siamo mai andati oltre il 18, ecco, anche quando c'era più spazio nelle stanze. Intanto si è fermato ai box in Aspaz dopo purtroppo l'ennesimo testa coda. Solo un po' di giri intanto che Tugumi e Altia Prince si stuzzicano con il Tia che prova ad approfittare, insomma, del ritmo di Tugumi per provare ovviamente a rientrare dopo quel suo testa coda, dopo appena aver montato le gomme hard. Insomma, errore immagino tipico in trazione con la gomma fredda, soprattutto su curva 2 dove ci sono molti dossi in uscita. Intanto Paracchiale purtroppo ci saluta, sicuramente lo ritroveremo nelle prossime gare di pre-season, abbastanza ben figurato in questi primi giri, purtroppo può capitare il ritiro, meglio che arrivi in una gara del genere magari in questi primi giri di pre-season piuttosto che poi in campionato. È anche comodo per impattare, intanto Pia decisamente all'interno qui alla Shigando Nord, non ci sono i giri richiesti, però è già un occhio per quel che potrebbe essere le linee guide in vista dei campionati. Baratto il banco con 5 punti di licenza in meno, intanto Paolo, ma il problema è che così sarebbe già 10 punti di licenza in meno per cose che sono successe. Ultia approfitta del lungo di Tugumi Calabusso e riesce a chiudere un bel sorpasso anche sgondolando un po' in uscita. Doc, hai provato? Sì. Hai fatto qualche giro? Hai un po' di chilometri su questo gioco? Un minimo di esperienza? No, allora, non dirò chi mi ha fatto provare, perché veramente sono riuscito a rianimare le vecchie glorie del passato per farmi provare una categoria improvvisata. Però ho provato pochissimo, cioè, quindi è bello quest'anno guidare qua, ma è tanto bello no, però non su questa pista, il gioco in generale, il gioco, sì, un pochettino, ho fatto qualche social,
Ok, per arrivare a un discorso di... Ho visto tanti lavorare sul bilanciamento della frenata, perché è una delle poche cose che puoi toccare. Non dico in ogni curva, ma 3-4 curve alla volta lo si sposta, perché insomma sappiamo che quest'anno intanto scontrato il Tia Prince in trazione. Bello questo raffronto intanto tra il Tia Prince e Qantas, questa grafica in sovrimpressione con il Tia Prince che ha una gomma decisamente più viva rispetto a Qantas, visto che si è fermato prima e soprattutto ha una gomma media. Intanto vediamo se Tumic prova a replicare il sorpasso nei confronti del Tia, che alza il piede, lascia andare il pilota della Red Bull, si accoda, i due magari stanno provando a rientrare con il DRS, sicuramente nei confronti di Qantas che dovrà fermarsi di nuovo, vedremo nei confronti di Ushumi Legend che è a 1.5 da Stem, sono rimasti così tutto sommato Tals, Stem e Ushumi 91 Legend dopo che hanno sopravanzato Ferre ed F che avevano creato un po' di scompiglio a centro gruppo, lì davanti intanto prosegue Advance Apple, tre giri più o meno sono trascorsi all'incirca, altri 3 secondi li ha persi su Tals, quindi il ritmo più o meno è sempre quello con Tals, gira un secondino più forte di Advance Apple e è arrivato a chiudere il 15° giro Advance. A questo punto 11 giri di gomma soft nuova, scarico di carburante, al solito Miche avrebbe vinto anche stasera, Michele Scolaro. Tals è un fenomeno, dovrebbe essere in master intanto Miche. Se ha azzeccato la strategia di prima, io accetto anche questa, non c'è problema. Non so se la vuole fare Tals, perché mi diceva che l'accento non la regge. Insomma, l'ultima gara in Cina per lui è stata un po' impattante. 53 giri, ha fatto sempre quella traiettoria, al 54esimo è esploso a caso e c'era rimasto un po' male lì il buon Antonio Ternino. Ieri ha avuto una visione, il prete spinato alla fetta e la Zandvoort quando ci andremo. No, ma sarà bello, sarà bello vedere una cosa però. Avete visto come facevano, cos'era? Curva 4? La prima parabolica, diciamo. Esatto, la prima parabolica, sinistra, cioè che andavano totalmente alti per poi ritornare giù. Vedremo se anche i piloti del virtuale di Formula Italian Team utilizzeranno questa. Ne dubito fortemente. Anch'io ne dubito parecchio, però non si sa, vedremo. Come farete a scoprirlo? Solamente seguendo Formula Italian Team su Twitch, quindi mi raccomando, mettete il follow. Vedendo le linee che hanno fatto l'anno scorso nel virtuale, tanto ai box Advance Apple per quasi sicuramente a questo punto andare a montare la gomma soft, dicevo, vedendo le linee che abbiamo fatto l'anno scorso nel virtuale con i vari campionati, nessuno ha fatto una cosa del genere, soprattutto... Vabbè, ma l'anno scorso non si era visto Zandvoort. Io non penso che la Codemaster vada a modificare la fisica della vettura come si comporta in quella pista dopo aver visto la gara. Poi a Spa non corriamo, ad esempio, se proprio, cioè non, niente. Restiamo tutti ai box. Vediamo chi è più bravo in qualifica. Tanto Advance Apple, come anticipato, è andato a montare la gomma soft. Sorpasso in curva 1 per il Tia Prince nei confronti di Tumic, che due stanno giocherellando da un po'. Si sorpassano e controsorpassano, molto puliti per il momento. A livello di avvisi purtroppo è arrivata una penalità a entrambi per il limite della pista. Dato in prima posizione Tals che ha una penalità. Al momento vincerebbe Stem. Sì. 3 secondi e Stem è sempre lì a 1.8. La verità ha recuperato 7 decimi, che l'ultimo aggiornamento era 2.5 e Shumi 91 Legend ha recuperato poco meno di un decimo, visto che anche lui era 1.5 invece dal codone della Mercedes. Vediamo se magari riusciamo con le gomme. Ci sono sicuramente le gomme più fresca di un giro, non penso ci sarà un crollo della gomma per Shumi 91 Legend, però non ha, diciamo, quindi un giro di vantaggio nei confronti di Tals e Stem per provare a rientrare. Un po' di elastico adesso, Stem si riallontana, poi si riavvicina a Tals, un po' di elastico tra questi primi tre piloti su un ritmo molto molto simile, decisamente elevato immagino. Intanto io vi dico una cosa, voi della chat, 32 spettatori, ma magari continuate a essere così, perché abbiamo una chat davvero viva questa sera e ci chiedono, ma non avendo il gioco alcune domande sono necessarie ovviamente al buon NC, quante piste ci sono nel gioco in Denton Classic e non versione brevi? E ne mancano quelle basilari tipo Portimao, Imola e vabbè, quell'altra lì che sembra una spada, lasciamola pure, dov'è il circuito più lungo del mondo con più curve del mondo eccetera eccetera. È che le piste brevi
tutto sommato erano divertenti. Hanno tolto pure hanno tolto le vetture classiche, hanno tolto le piste brevi, non hanno messo le Formula 1 del 2021, hanno tolto le Formula 2, pardon, del 2021, hanno tolto le Formula 2 del 2019 per mettere niente. Ad ora, cioè, i caschi della modalità, quella breaking point, che sblocchia alcune livree e qualche casco. Per il resto, come detto infatti dalla chat d'amiche, ad oggi è tutto sommato sì, è una beta, che abbiamo pagato 85 euro alcuni per la digital, però è una beta, nonostante avevamo ricevuto anche la beta e per alcune cose, sai, che non era male alcuni movimenti, alcuni comportamenti della vettura, è una beta che fino ad ottobre. Che cosa? Che abbiamo provato la coop, siamo finiti ultimi, non facendo neanche 2 metri. Ti giuro, a me sta bene il girarmi, il sbagliare, poi devo capire da zero come si comporta la vettura. Invece, onestamente, fare una stagione del 2019 dove arrivavi la vettura era sempre la stessa al 2018, potevi più o meno stare nel gruppo, andare abbastanza forte anche con pochissimo allenamento. A me questa stagione piace tantissimo il fatto che ci sbatti la testa e devi capire cosa sistemare la vettura, così ti parte di colpo, perché non l'ho capito, però magari rivedendo il video, salvandosi finalmente le clip, perché finalmente ho visto i piloti che si fanno gli airlines delle gare, si salvano le clip. Oh no, Muro Advance. Aveva appena montato la rossa. All'ultima curva è lontanissimo. Dove è arrivato? Oh no! Non mi è sembrato forse in lotta. Poiché aveva abbastanza pista. Ma dove ha finito? Ma che? Oh, non so se è un problema al volante. Magari si è spento qualcosa. Perché è particolare tanto finire lì. Perdonatemi, perdonami Lore, ma è arrivato Lopensky. E mannaggia. Cambia. Dove è finito? Lo so, non l'ho visto. È finito molto lungo contro le pareti. Mi spiace, ecco, magari lo vedremo sul sito con gli highlights proprio dei piloti. Che dicevo, tanti piloti stanno iniziando a salvarsi i clip per rivedere i propri errori, capire, sbatterci la testa, cercare di sistemare qualcosa. Ecco, per ora tanti hanno tantissimi impegni e poco tempo, però io sono uno di quelli a cui sta piacendo il dover ripartire da zero, l'imparare e soprattutto il dover avere eventuali crisi di gomme, perché il fatto che magari quelli che hanno fatto 2 soste in effetti sono stati alcuni dei piloti esordienti, però anche eventualmente avere una usura più elevata della gomma, dover gestirla eventualmente come stava facendo egregiamente Advanced Apple rispetto agli altri, mi ricordo un po' F1 2016, che personalmente mi piaceva molto di più, ecco, come pacchetto generale. Safety car eccetera non funzionava, però il comportamento della vettura scondolava, partiva un po' all'improvviso, dovevi essere bravo a gestire la gomma, non era male. Io voglio sapere, cioè, abbiamo visto tanti dalla chat dire che praticamente uscirà questa patch che risolverà tantissimo intanto Tia Prince su Tucumic in curva 1, ma dove le leggono? Ma fatemi, cioè, voglio saperle anch'io queste cose, ragazzi, fatevi partecipe del sapere, ormai si può condividere qualsiasi cosa, quindi condividete sul forum della Codemaster, lì c'è. Vabbè, ma lì ci sono i vari tre. Però tutto sommato fidati che lì c'è molto di quello che verrà. Intanto ridatemi F1 2019, vi prego, e poi immagino tra i vari team esports magari qualche sim driver in live che getta qualche indizio, immagino. Tipo quando noi facevamo a metà quella amichetta, cosa ha fatto la Singy Stem? Cosa ha fatto la Singy? Brivido. Spostamento dei pesi, sì, si sente ancora la busto in trazione in uscita. Vede la sagoma di Shumi sempre più vicina. Io non oso immaginare se qua se alla 50 c'è lo spostamento dei pesi, al 100 che cosa sarà. Bene, signori, i giri del 100 con la vettura goffa, grassa, pesante. Anche Talza era ormai sembrava acqua planning, era già in quinta, l'ho visto scondolare, che aveva già sopravanzato il cartello del DRS, quindi è un posteriore che inizia a essere sbarazzino sia per Tazza che per Slam. Mentre Shumi sembra molto educato per il momento, anche nelle social si sembra dimostrato pulito, ecco, alla guida. Oddio, è arrivata un'altra gufata per Slam. Slam ha la vittoria in pugno. Mica aveva preso la strategia, ma non ha previsto che Advance si spegnesse tutto, perché è davvero particolare il dove è finito purtroppo Giovanni. Peccato, perché era interessante soprattutto vedere la sua risalita con la gomma soft, se
se fosse riuscito ad arrivare fino alla fine e dove, perché insomma i sorpassi li doveva fare, ok, che una pista dove il DRS, cioè non volete il filo del Mistral, quello principale, soprattutto con la trazione con la gomma soft, poteva farli, però insomma adesso ci sono tutte gomme hard in pista tranne quando sei con la media, e quindi a livello di strategie si sono un po' omologati molti a causa insomma di qualche imprevisto, qualche contatto, qualche testa coda. Quando sei stato l'unico a portare a termine una strategia a due soste per il momento, partendo dall'idea ok faccio la due soste, e tutto sommato partiva a quinto. Ma scusi signor Flaminio, scusi signor Flaminio, lei va a Sanremo Rock quando non ci sono io, ma allora mandiamo, mi consente. Cremio, intanto Advance non ha parole. Cosa è successo? Cioè, perché è troppo particolare. Giusto, solo Ericsson era finito così lontano. Non hanno fermato la corsa della tua vettura. Le fantomatiche strisce celesti e rosse. Assolutamente, ne ci fai benissimo ad aspettare comunque un primo taglio di prezzo. Perché insomma, noi tutto sommato organizzando i campionati, la decina di piloti che ti chiedono. Si è disconnesso quel bellissimo volante di cui fanno la reclam ovunque ormai. Complimentazioni a questo punto. Oh, ti ha preso intanto altri 3 secondi. Sì, 3 secondi, e quindi lo porterebbero dietro a Tukumic, anche se Tukumic aveva anche i 5, sì, non hanno fatto un'altra sosta, non la faranno, e quindi entrambi hanno 8 secondi di penalità, entrambi per 5 secondi in accelerazione, per speed limit all'interno della pit lane. Sono arrivati lunghi, non sono entrati sotto gli 80 km/h, credo siano 60 qui, perché la pit lane è più stretta. Sì, perché la pit lane l'ha disegnata una persona molto, molto brava, quindi più stretta, tagli insomma tutta l'ultima curva. Un peccato, perché 80 qui anche la sosta diventerebbe interessante, perché una delle cose belle del Vietnam era proprio la pit lane, che tagliavi praticamente 4 curve, e quindi era molto interessante il discorso soste, era rapidissima la sosta, quindi anche una strategia a due pit stop. Poi lasciamo perdere, l'anno scorso in Vietnam sono successe gare incredibili in ogni categoria, perché il Master, la lotta, il sorpasso l'ultimo giro tra Re e Smokman, i Sport, 3 safety car, la stava vincendo addirittura Patrick, poi un contatto con Topping, Patrick si è dovuto fermare con una strategia davvero non ottimistica, ma screditata dalla maggior parte, tant'è che non l'aveva fatta praticamente nessuno, nonostante le safety car e le virtuali, tanto in maniera gialla nel T3, di nuovo una Mercedes, credo sia quella di Naspers, visto che Slam è stata in seconda posizione, purtroppo terzo testa coda di serata per Naspers, però tutto sommato ha fatto un ritmo non male, poi soprattutto all'inizio gara era lì nel gruppo. Poi il gioco è decisamente infame nel dargli questi 10 secondi di penalità, poiché era largo, stava facendo la via di fuga lasciando sfilare il gruppo, però è andata così. Occhio lì davanti, poiché Shumi è tornato in zona di DRS con Stem da qualche giro, ha aspettato, ha lasciato che Stem facesse il suo, magari andasse anche ad esaurire l'ERS, e soprattutto occhio a Battagliere, perché è un attimo ad andare sui 3 secondi. Attenzione, un fit Mark 17 che arriva in chat e dice: se buttate volanti ne prendo uno. Cosa vuole dirci? Sì. Dopo il ritorno in pista di Badolato questa sera, vediamo anche un Luconi. Cosa succede? Deve fare meglio della mia 15ª posizione. Per favore, non darmi speranza. Non di nuovo. Tanto, secondo me quest'anno comunque ci sarà davvero da divertirsi, più che altro perché, come diceva prima di legge in un suo passo, oh, intanto eccolo lì, 3 secondi per Slam. Dov'è Miche? Dov'è? 3 secondi per Slam, quindi l'unico che non ha penalità al momento in pista è Shumi Legend, tutti con penalità tranne lui. Intanto ci chiedo come mai c'è Andre nella classifica, perché purtroppo quest'anno l'assisti non è come è difficile da vedere. Nella iperconfusione delle 9:30, diciamo che ho dimenticato di mettere gli spettatori, quindi ho dovuto mettere di un casco. Abbiamo poche idee e quelle poche sono confuse, quindi
Ci abbiamo provato. 17.059 Roshi. A posto. Libertà. Tanto occhio Shumia. 2 decimi da stem vicinissimo. Un stem che si era anche riavvicinato a Talz. Occhio, magari stando in parte insieme. Tra l'altro, stem lo ricordiamo anche lui, è live su Twitch. Quindi magari potete seguirle con il doppio monitor. Anche se purtroppo ad ora abbiamo solo il 720. Quindi vi auguro, regga la connessione eventualmente. Non abbiamo il multi-quality per questa sera. E vedremo magari un po' di tattiche. Con Talz che tira di DRS stem in attesa e nella speranza che anche Shumi vada a prendere quei 3 secondi. Uno Shumi però pulitissimo. Ecco, sotto questo punto di vista, davvero bravo. Ma io mi aggancio a quello che stavi dicendo sul multi quality. Se volete il multi quality, ragazzi, voi 32 che ci state ascoltando, condividete la live, mi raccomando, fateci arrivare a prendere questo benedetto multi quality, perché così almeno sapete, riusciremo a dare un servizio Più migliore, ecco. che altro a tornarci, perché ormai era diventato stabile. E purtroppo poi con i mesi estivi, soprattutto agosto, dove non abbiamo fatto nulla, sai bene che Twitch, appena non sei live per una settimana, ok, tu hai chiuso, arrivederci. Purtroppo è così. Per quello che facciamo, un po' complicato. Tasto verde, interazione con Luca Flaminio per spegnere le candeline insieme al buon Luca. Roger Luca, ancora voi, buon Flaminio. Si fa vedere negli specchi. Intanto Shumi e Stem è quasi in zona di DRS con Talz in bandiera gialla. Credo sia River. Eh sì, testa coda. L'uscita dalla 13, se non vado errato. Sì, curva 13. Variante del lago dovrebbe essere, non me la ricordo bene. Guarda, I nomi delle curve non le ricordo benissimo. io mi ricordo solo la Signa e la Busso perché ci ho fatto un traverso con Christian Marcon in sorpasso nel 2019. Basta, alla Chicane du Nord. Basta. Tanto praticamente in zona di DRS o quasi stem. Con Talz, una cosa che ricordo invece per quanto riguarda un circuito francese o almeno il motorsport in Francia è proprio che il Grand Prix alludeva proprio al discorso del fatto che il vincitore poi andava a vincere 45.000 franchi, 13 kg Il d'oro erano grande all'epoca. premio! Esattamente, quindi l'idea era quella, però quando Sono ormai intelligenti, comunque. allora, c'era una tradizione Hanno comunque motoristica fantasia in quello. francese più di un secolo ormai, quindi ci sta anche questo, dai. Abbiamo messo l'uno davanti al tre? L'uno davanti al tre, ut. Non lo so, leggevo i commenti un po' per vedere cosa stavano dicendo. Ho letto. Ah, C'è la quindi. spi. No, dovrebbe essere al No, la contrario, capisco. eventualmente, se si entra negli enta, perché per farmi io 31. Invece l'uno davanti al 3 che ha fatto 13 anni, se li porta benissimo. Un 2 meno di Alberto. Continuo a Luca, non sono le 11 per tutti, no, non ci capire. può Io complicare cose. sono doppio dosato, quindi. Anche. Tanto zona di DRS confermata per Stem, che almeno l'avrà nell'ultimo giro. Sono tutti nella zona di DRS del pilota che hanno lì davanti. Ovviamente solo i primi tre, poi c'è un varco di 11 secondi per ritrovare un Tia Prince splendidamente lucente, rapido in qualifica. Poi purtroppo un testa a coda dopo la propria sosta si ritrova a 10 secondi che tutto sommato li perdi con un testa a coda. Immagino poi con il ritmo del DRS poteva essere lì della partita, ma lo stesso Bertukumic, soprattutto un po' ingarellati con FFR che hanno fatto le spalle larghe nel corso della propria sosta. Konos anche lui non male per il momento, tra l'altro ha F dietro di lui. Konos è uno dei pochi piloti in pista con la gomma media, credo stia soffrendo l'eventuale calo della gomma. Occhio che si fa vicino Stem in curva 1 nei confronti di Talz all'inizio dell'ultimo giro. Konos, no, 8 giri come a me dovrebbe riuscire a mantenere la posizione su F. Andiamo a dare uno sguardo per le penalità, poiché cambierà il podio lì davanti, dovrebbe arrivare la vittoria, quindi per Shumi91 Legend, lo diciamo a denti stretti, o non lo facciamo dire a Mike nel dubbio, anche se si è già L'ha già completato. detto 3 volte, Ecco, quindi. ha fatto già i complimenti a Shumi per la vittoria, tra il Tia e Tum che non dovrebbe cambiare nulla, Konos comunque manterrà la posizione nei confronti di F, viste le penalità. E River Marathon dovrebbe sopravanzare Doctor Who, visto che ha 8 secondi di penalità in meno. F si complica ancora di più la vita, quindi sicuramente resterà dietro a Qantas. Arrivato senza problemi la staccata della Chicane du Nord tra Talz e Stem. Allora la seconda metà del rettifilo del Mistral, che il buon Andrea Longagnani ci tiene sempre a ricordare che le vetture turismo lo fanno. In pieno ti addormenti per farlo il del Mistral con le GT3.
Oh, intanto Luca ci semplifica la vita ai telecronisti, perché è entrato che ne aveva 22, ora ne ha 31. Ecco, io proprio questo volevo dire. Intanto è vicinissimo Stem, non lo so se vuole entrare all'ultima curva. Spintona quasi l'Alpine di Tals, lotta tra i due ex compagni scuderia, va un po' troppo largo quell'ultima curva, prova a tentare un tuffo bloccaccio del posteriore per Tals, è arrivato molto sparso. Vediamo la trazione, scondolano entrambi, sia Tals che Stem, zona di DRS. Occhio a Tals per zigzagare, perché la bandiera scacchi è lontana, passa per primo sotto la bandiera scacchi, ma non basta, perché Shui 91 Legend per le penalità vince questa prima gara di pre-season del gruppo C qui in Francia. Un esordio decisamente ottimo per Shui 91 Legend, soprattutto per la pulizia di guida della quale avevamo parlato anche in precedenza. Secondo posto allora per Tals, terzo per Stem, quarto posto per Irtia Prince, quinto per Tukumic, poi arriveranno Quonnos, F, Ferla, Doctor Who, River Marathon, Matti Puzzo e Naspaz in dodicesima ed ultima posizione, purtroppo ritirati Advance Apple per uno sfortunoso diciamo una sfortunata disconnessione, spegnimento, un problema tecnico ecco al suo volante, ritirato quindi Advance Apple. Vale lo stesso per Racchiale, Alex Pilotino e Fitan, che però lo dovremmo mettere nel Trax, perché nei risultati di gara lui figura e questa entra nel Trax. Attenzione perché è una gara in più fatta registrare, però è tutto per tutto la prossima gara. Ma qual è il tuo feeling di questo gioco, Andre? Il mio obiettivo lo saprete a breve. Molto bene. Quanto è stata la pole stasera? 1:28:01 di Tia. Vedremo anche adesso il giro veloce. Non so se Quonnos con la strategia due soste, quindi 31:02 mi pare. La media nel finale magari ce l'ha fatta. Sarà interessante per i piloti. Vedremo in pista mercoledì. 31:02 Quonnos. Ok. Per la distanza di gara al 50%, perché domani scenderà in pista il gruppo A con la distanza di gara al 100%. Non... Vi rimando ai social per le varie live, le dirette. Domani perché... ci sarà al 100, poi torniamo con la seconda lobby 50 e il giovedì l'ultima lobby al 100. Tra l'altro, se mi permetti 10 secondi, ci sarà molto probabilmente la seconda live della settimana giovedì sera, quindi per il 100%. E mentre domani ci saranno aggiornamenti sul nostro canale Telegram, quindi se ci seguite From Italian Team Official Channel avrete aggiornamenti in tempo reale sulle gare. Grazie mille. Sarà un gruppo interessante quello di domani, mi permetto di dirlo, perché Long adesso la sta buttando su rive, però sarà in pista insieme a Emma Felix, Gianluco D'Amico, Miche, Re, una Puritan, Patrick, ci sono anche ciclisti all'interno. Ascider, Birillo Dog, insomma, sto leggendo che è un gruppo decisamente piccante, divertente. Giovedì invece scenderà il chi butto giovedì fuori in curva 1 e perché proprio Raffo Idex. Sì, dicevo, giovedì invece troveremo in pista Danir, Cometio, Mr. X, Topping, Zeta Pro Mauro, insomma, J Sport, Lele Salva, altri Alessio Fiorino che nelle social, insomma, tanti piloti che, come detto, si è un po' ridotti quest'anno, però mi permetto di dire che la qualità e soprattutto forse l'arrivare fino alla fine del campionato quest'anno per la maggior parte dei piloti, a meno di problemi, spero sia assicurato, perché l'anno scorso sì, vai, griglie da 16-18, ma dopo 5 gare diciamo che il clima era un po' teso e alcuni già avevano sventolato bandiera bianca. Direi che quindi siamo in conclusione. Sì, dici. C'è una domanda importante, ma di NC, ma sono cambiati i modi per abbonarsi? Non credo. Allora, sapevo che a settembre costa meno l'abbonamento, mi pare un euro in meno. Un euro in meno, sì. Però i modi non lo so. Però no, i modi dovrebbero essere sempre quelli. Intanto, grazie a Roby1774 me l'ero perso il follow. No, dovrebbero essere sempre quelli i modi per abbonarsi. Credo anch'io, ecco. Però non lo so, magari ci informeremo. Nello stream, ecco, punti abbonato al massimo, non altro. Hanno aggiunto anche il bitrate, hanno aggiunto un po' di cose, ecco, dovremmo studiarla meglio, in effetti, la cosa su Twitch e tutte le cose che ci sono disponibili. Però dai, diciamo che siamo in conclusione. Doc, grazie quindi per l'aiuto al commento per la serata in generale. Grazie a voi e a giovedì, fortunatamente a giovedì, quindi ciao a tutti. Un ringraziamento ovviamente anche ad Andrea Badolato per l'aiuto in generale, il coordinamento, sì, eccetera. Sono molto stanco per la gara, quindi grazie a voi, buonanotte.
Ed anche da parte mia, Raffaellelli, per voi Roshi. Non credo a domani. Ci vediamo sui social, su Telegram, soprattutto per ogni aggiornamento, su Instagram per scherzare con i piloti eventualmente. Ciao a tutti e buonanotte. Ciao, ciao.